L'associazione è nata dall'idea di un piccolo gruppo di amici che ha toccato con mano delle esperienze all'interno della struttura della casa di Iris e che ha notato che all'interno di questa struttura comunque c'è una competenza, una professionalità e una capacità a mettere in pratica le cose molto professionale. E quindi ha coinvolto altre persone e questo gruppo di amici ha deciso di fondare l'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Lo scopo di promuovere delle attività sportive a scopo di beneficenza a favore dell'hospice La Casa di Iris, che rappresenta per noi di Piacenza, per noi del territorio, un fiore all'occhiello come struttura per i malati terminali. Come si muoverà l'associazione dunque? Che cosa proporrà? Sono manifestazioni sportive incentrate soprattutto su un discorso di spinning, quindi con l'utilizzo di bike da spinning. Questa attività la stiamo promuovendo nelle varie piazze della nostra città e dei paesi limitrofi. Prevalentemente sono manifestazioni di tipo spinning, però ad esempio la nostra prima manifestazione è stata quella del 12 marzo 2017, riportata anche la data sulla mia maglietta, all'interno della palestra Ganga. C'è stata una giornata sportiva dedicata non solo all'indoor cycling, ma anche ad altri circuiti metabolici piuttosto che circuiti di ginnastica funzionali, di ginnastica funzionale. Quindi la nostra intenzione è quella appunto di far conoscere l'associazione a più persone possibili, di andare in tutte le piazze dei paesi limitrofi, di farci conoscere in modo tale che facendo pedalare tanti volani delle nostre bike possiamo così aiutare in modo proficuo la casa di Iris. Il modo per creare eventi era avere un'organizzazione alle spalle dove parecchie persone, venendo responsabilizzate, sarebbero riuscite a dare una mano in questo intento, perché sai, creare un evento non è così facile, devi organizzare la prevendita, la pubblicità, la location, il server, trasportare le bike, quindi dal punto dove d'appoggio caricarle, scaricarle, quindi oltre che manovalanza dove tutti collaboriamo, ci vuole anche qualcuno che si divida i compiti. Lo scopo di questa associazione è nata appunto per una divisione dei compiti dove tutti adagio impareranno adagio ad avere un ruolo preciso, per poter evitare di fare confusione. Dal punto di vista sportivo è una cosa molto bella perché portiamo nelle piazze o nei locali dove veniamo invitati, dove pensiamo che possa esserci una location adeguata, una giornata di sport dove tutti bene o male sono saliti su una bicicletta, quindi non devi essere un praticante per poter venire o non venire, non so se ce la faccio o non ce la faccio, uno sale sulla sua bike e fa quello che si sente di fare. Un giro in bicicletta l'abbiamo fatto tutti, poi alla fine dei conti è il divertirsi e nello stesso tempo, se vuoi, anche metterti un po' in gioco contro te stesso, in compagnia, prenderti un po' in giro, diciamo, tutto per trascorrere una giornata in simpatia dove tutti si devono divertire senza tensioni e nello stesso tempo raccogliere il più possibile per il nostro hospice. Vogliamo ricordare gli eventi, quelli più vicini, Guarda, diciamo. l'evento più vicino è quello del 28 maggio, quindi fra una decina di giorni, in piazza Corte Maggiore. Poi in calendario già sicuri abbiamo il 23 giugno con l'apertura dei Venerdì Piacentini, dove appunto saremo noi con il nostro gruppo 100 Volani ad aprire proprio, a dare il là a questi venerdì. Poi abbiamo un evento a Santa Maria della Versa, quindi andiamo in collina, ci spostiamo dal caldo e ne avremo una a Bettola e poi ne avremo uno a settembre, il 16 settembre, qui di fronte alla limonaia nel palazzo qua di fronte, dove lì
andremo a far sperimentare anche agli esterni la silent ride. Praticamente qua dentro nel mio centro utilizziamo già il silent system, quindi per non disturbare, e proveremo a farlo provare anche a una maggiore utenza. È una cosa divertente, un po' diversa e speriamo che abbia un buon seguito. Cos'è? Come si Il vede? cycling in generale è una pedalata su una bici stazionaria, possa essere di diverse marche, e vai a creare ciò che tu normalmente in un giro in bicicletta incontri, quindi puoi variare, usare la fantasia, sempre usando il buon senso, e lo riproponi su una bici stazionaria. La musica è alla base di tutto, perché ti dà sia l'enfasi e quindi l'adrenalina per i momenti dove tu vai a cercare l'intensità, ma soprattutto ti indica il percorso, perché le battute musicali ti indicano la velocità e la pendenza della strada.